Se per caso vi siete imbattuti qualche secondo fa in un video dove io bla 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 parlavo, però non era molto chiaro quello che dicevo, e niente, sto dando il via alla rubrica che si chiama La ex single e voglio farlo sia in italiano che in spagnolo perché io sono italiana ma vivo in Spagna da moltissimi anni, quindi vorrei cercare di coinvolgere tanto il pubblico italiano quanto quello spagnolo. Allora, innanzitutto benvenuti, io mi chiamo Paola e so che voi siete abituati, per quei pochi che mi seguono con costanza, e sia chiaro, sia chiarissimo questo, quelle persone che insomma sono abituate ogni tanto a dare uno sguardo a questo profilo YouTube, siete abituati a vedere me che posto clip, che può essere Beverly Hills fino praticamente al film dell'orrore, ok? Sono una cinefila totale, quindi questo canale YouTube nacque per il mio grande amore per il cinema. Però nel frattempo ho fatto diversi corsi, ho capito che il lavoro volessi fare nella vita per cosa fossi davvero portata e quindi ho intenzione di utilizzare questo canale anche per promozionare il mio servizio di life coach. Ora, ma che cavolo è questa life coach? Perché ci sono molte persone che lo sanno, ma ci sono tante altre che sono ancora disinformate al riguardo. E se questo succede, non è perché loro sono ignoranti, ma perché la società ancora, in un certo qual senso, non ci ha presentati a dovere in Europa. Perché negli Stati Uniti, il lavoro di life coach è molto apprezzato, ma è soprattutto molto conosciuto. Mentre in Europa, quando per esempio mi chiedono qui un biglietto da visita o mi chiedono scusa, ma tu che lavoro fai? Perché non capiscono. Io provo a spiegare e loro mi guardano. No, vabbè, ma non mi è molto chiaro. Allora devi dire, senti, pensano che sei uno psicologo, cosa che non sei. Pensano che sei uno di quei coaching da sport. Non è vero, non siamo niente di tutto questo. Dunque, il life coach è semplicemente una persona che ti sprona a dare il meglio di te. È una persona che cerca di svegliare la tua forza di volontà, la tua determinazione e la tua ambizione. Ognuno di noi ha i suoi obiettivi nella vita. Molto spesso ci ritroviamo a perdere la fiducia, gli uomini perdono la fiducia alle donne e viceversa. Oppure ci sentiamo particolarmente sconfitti quando il nostro lavoro non rispecchia quello che vogliamo o perché non lo troviamo. I nostri rapporti familiari ci rendono particolarmente vulnerabili un po' troppo spesso. Insomma, ognuno ha i suoi grattacapi. Ora, il life coach, non essendo uno psicologo, non entra nel merito della psicologia, ma molto spesso non ce n'è neanche bisogno. Cioè, dallo psicologo ci va chi ha delle magagne psicologiche, ma se tu sei semplicemente una persona ferita, immotivata, in questo momento credi di aver esaurito le tue energie, ma ancora c'è dentro di te lo stimolo per voler raggiungere qualcosa, ecco che potrebbe entrare in azione un life coach, cioè una persona che ti sprona a dare il meglio di te, una persona che ti sprona a capire quali sono le cazzate che stai facendo e che tu non sai neanche di fare. Allora quello ti fa parlare, ti ascolta con somma pazienza, eccetera, eccetera, poi parla lui, potrebbe non piacerti quello che dice. Perciò è sempre molto importante entrare bene in confidenza con la persona alla quale decidiamo di raccontare i nostri fatti intimi. Allora, questa è la stessa identica cosa che ho detto nel video precedente, con meno humor probabilmente, nel video in spagnolo. Allora, da questa settimana in poi, per meglio dire dalla prossima, perché domani ho un movimento con mio marito a Madrid, quindi non si può fare. Dalla settimana prossima, farò un intervento, avrò un tema alla settimana, quindi farò un video in spagnolo e un altro in italiano, parleranno della stessa identica cosa, ma ripeto, voglio rivolgermi ad entrambi i paesi, maledetto il citofono, quindi insomma farò questi temi. Dopo questa bella cosa del citofono che mi ha tolto, questo sicuramente risuonerà. Eccolo qui, sta suonando di nuovo, non ti riapro. Che volevo dire? Volevo dire, allora, restate sintonizzati e se avete qualche domanda da fare, troverete tutti i miei link sempre sotto al video, quello di Instagram e quello di Facebook. La mia pagina ufficiale sarà attiva a partire dai primi di novembre e
E niente, lì mi potreste fare anche già qualche domanda di qualche tematica che vi interessa. Se c'è una domanda in particolare, io, perché no, posso rispondervi online senza scendere nello specifico per il rispetto della vostra privacy, sia chiaro. E un'altra cosa, i life coach in genere sono delle persone che ci vanno molto cauti in generale. Non li voglio giudicare perché sono proprio l'ultima persona che può giudicare i life coach, visto che sto muovendo i miei primi passi, li sto muovendo bene, ma sono pur sempre i miei primi passi. Il life coach in generale utilizza un modo di parlare molto soft, molto morbido. Io invece sono un po' più diretta, per non dire un'altra cosa. Ecco, forse tu hai bisogno proprio di questo, di una persona che ti dica esattamente come stanno le cose. Cosa cavolo pensi di sapere tu, come stanno le mie cose? È questa la domanda che ti stai facendo. E vabbè, ma se io non posseggo l'intuito, almeno questo, era meglio che andavo a vendere cravatte. Non perché vendere cravatte sia un brutto mestiere, tutt'altro, ma per dire, mi potevo dedicare a qualche altra cosa. Ragazzi, questa è stata la mia buffissima presentazione con il maledetto citofono che ha suonato. E vabbè, alle mie spalle c'è un'onda, una bella onda, fa un po' impressione a guardarla dal vivo. Non l'ho scelta manco io, me la sono ritrovata sta cosa. Comunque, niente, c'è un'onda. Io vorrei che voi rifletteste su quest'onda, ma trovandosi davanti a un'onda così alta, domanda: ma cosa si fa?